Andiamo in manuale. Comunque, diciamo, il software con Facebook si è connesso finalmente. Quindi questa è una grande cosa. Devo solo togliere questa programmazione obbligatoria. Forse, Oggi alle forse. 17:21, questo. Sì, forse ci siamo. Eh sì. Dovremmo essere, fra qualche secondo dovrebbe comparire. Yes. Yes, yes, sì, adesso va tutto bene. Boh. Sì, siamo in linea. Ok. Beh, Diretta ora. un piccolo ritardo a causa di Facebook che non ci dava la linea. E vabbè, ci sono in tanti per adesso che fanno dirette, video, eccetera. E vedo che già cominciano a collegare le persone. Ciao Gerlando. Allora, vabbè, dico, Ciao, Gerlando. è la mia pagina, ritengo inopportuno presentarmi, Maurizio Artusi, nella pagina di cucinaartusi.it, sito web che da ormai 10 anni si occupa di promuovere l'agroalimentare, i locali che lavorano meglio di altri per quanto riguarda la Sicilia e ovviamente con grande occhio ai cibi genuini senza mai trascurare l'aspetto nutrizionale e salutistico dei cibi, degli alimenti. Allora, sono oggi in questa diretta un po' particolare che abbiamo intitolato, parafrasando un climb di uno dei partecipanti, Scegli il gusto e poi come sottotitolo Unboxing e con degustazione in diretta. La degustazione ovviamente la faccio io. Da un po' di anni che le faccio, quindi ma Esatto. tocca a me, guarda, non me la tocca nessuno. E sono per l'occasione con Salvo Gurrieri, delle le trazzere del gusto, le trazzere del gusto, e con lo chef Pietro Limuli, che è proprio sotto di me, sotto il mio Ciao a tutti. francobollino. Con Salvo Gurrieri, le trazze del gusto, perché l'unboxing che farò fra pochissimi minuti riguarda una sua iniziativa di cui ne parleremo. Vi raccomando di essere proprio concisi. Ovviamente vi dovete presentare velocemente. Allora, Salvo Gurrieri, conosciuto, molto conosciuto all'alta ristorazione per la sua distribuzione Selecta, ma che poi ha creato le tazze del gusto, ci dirà lui come, e poi ci parla di questa iniziativa, di questi box, e poi parleremo un attimo con Pietro e ci spiegherà perché e come è diventato chef e come è entrato in cucina. Vai, Salvo. Allora, intanto mi presento, sono Salvo Gurrieri, mi occupo da tantissimi anni, ormai sono più di 30 anni che seguo il mondo della ristorazione con alle spalle aziende che da sempre hanno guardato la qualità e l'esclusività del prodotto. Clientela da seguire sempre in tutta la Sicilia è la ristorazione, alta ristorazione, che per me alta ristorazione non è lo stellato, ma può essere anche il ristorantino piccolino che vuole fare e vuole dare il piacere della tavola ai suoi clienti. Un 10 anni fa si è sentito sempre di più l'interesse del ristorante a cercare i prodotti locali e quindi però non c'era un modo di far arrivare questi prodotti in cucina. E quindi è venuta l'idea di mettere su un paniere di tutti questi piccoli produttori che sono sparsi per la Sicilia e che io incontravo entrando nelle cucine dei ristoranti, per cui è stato lì facile presentare e conoscere tanti piccoli artigiani sparsi in Hai fatto Sicilia. da collante Li fra abbiamo il piccolo messi tutti, produttore e il ristoratore ho attento. fatto un po' da collante, in maniera che il ristorante poteva ordinare in un unico ordine, va bene?
partendo, che ne so, da Piacentino Ennese, la Valsedia dei Berici, la confettura particolare, eccetera, e avere l'opportunità di presentare alla propria clientela e quindi creare dei piatti del territorio. Sì. Ormai sono passati un po' di anni, questo paniere si è ingrandito e ora ultimamente, con il fatto che siamo stati tutti bloccati, ci sono diversi produttori che chiedevano, dice, ma cosa può essere fare per arrivare al pubblico finale? E abbiamo creato un settore particolare che appunto è lo shop, dove ci sono dei box con all'interno tutto un insieme di questi piccoli produttori e quindi l'opportunità di poter assaggiare e poter conoscere tante realtà che sono presenti in Sicilia, ma che magari si è sentito parlare, ma che non è facile trovarli. Bene, Questo benissimo. è un po'. Sì, tu hai fatto un grande servizio perché ovviamente così lo chef attento che vuole il prodotto particolare non è costretto ad avere a che fare con 10-15 fornitori diversi, magari essere costretto ad andarselo a prendere lui perché non tutti distribuiscono e tu ti sei incuneato in questa necessità e hai fatto da tramite e giustamente così hanno a che fare con una persona sola che sei te. E tu sei in grado di fornire praticamente quasi se non tutte le eccellenze siciliane, giusto? Senza dubbio sì, tiene Bene. presente tante piccole realtà che noi abbiamo all'interno, si trovano magari in aperta campagna, dove è difficile, che ne so, centro Sicilia, Lo sulla so, lo so. zona di Enna, e arrivare a Messina o a Catania o a Ragusa per loro non è facile, né Salvo, per il io ristorante né per per 20 anni loro. ho fatto lo scopritore, dico, quindi lo so che vuol dire. C'ho ancora le scarpe sporche di terra. Pietro, tu perché hai deciso di entrare in cucina? A Sì. che età hai iniziato tu? Che forse ho capito male poco fa. A che età hai iniziato? Sì, ho iniziato a 4 anni 4 anni a cucinare, ma ad non. appassionarmi al mondo della cucina. Ad Ah, appassionarti. Ma come mai? appassionarmi. Ti sento a scatti. Mi Sì, ma come mai? Come mai? senti? Allora, in pratica a 4 anni, diciamo, io guardando mia madre cucinare, mi sono cominciato a appassionare. E quando ero solo in casa cominciavo a pasticciare anch'io un po' con i fornelli. Spero non a 4 Quindi, anni, però. no, a 4 anni. E se vuoi ti posso pure confermare, mia madre non viene in linea, però Un te lo può dire. pericolo, ma eri un pericolo, dico. Sì, vabbè, erano altri tempi, erano gli anni 80, quasi anni 90, quindi siamo un'altra generazione noi rispetto a quelli di ora. Però non ci fermava nessuno, ecco. Però sì, mi sono avvicinato a questo mondo anche grazie ai miei vicini di casa che sono nel mondo della cucina, hanno pure dei locali e mi sono appassionato a questo Hai fatto mondo, alla alberghiero? cucina, agli ingredienti. Sì, ho fatto l'alberghiero, mi sono diplomato nel 2007, Quale hai fatto? 2007. L'Ipsar Polo Borsellino Ah, a bene. Pallavicino. Allora, io direi di aprire questo pacco che Salvo mi ha inviato, è arrivato ieri. Il pacco è ancora chiuso, il box, chiamiamolo box. Che dice, lo prendiamo? Ma Allora, sì, sì. dai. Ma Dai, sono sì. curioso. Prendiamolo, prendiamolo. Un attimo ve lo faccio vedere. Se ci riesco, ve lo faccio vedere, vediamo. Se riesco a collegarmi col pacco. Se non è un pacco. State tranquilli che non è un pacco. Prima o poi Noi andiamo arriverà. per chiamarlo box, che pacco, perché può dare È un box, adito. non è un pacco. Un po' di suspense. Vediamo se riusciamo a collegarci col pacco. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora. Dovremmo esserci. Allora. Vediamo un po'. Forza pacco, appalesati. Il pacco non si appalesa. Queste dirette sono sempre tragiche. Non si vede niente, mi sembra. Lo so, lo so, lo so benissimo. Perché Facebook oggi ci ha dato un sacco di problemi. E vedo che ancora non ha smesso di crearceli, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Se no, lo facciamo
in maniera un po' diversa. Allora, vediamo un po'. Allora, eccoci qua. Aspettiamo qualche secondo. Ecco, allora, qua ci siamo collegati. Adesso. Ok. Dovremmo esserci. Allora, Sì. Sì, mettiamo a fuoco. qua si vede. Boh. Allora. Oh, lo prendo. Ai 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 ai. Il peso della qualità. Dunque, prendiamo il taglierino. Ragazzi, la prima volta. Allora, c'è da dire che io ho voluto fare questo unboxing che ho proposto colpevolmente all'amico Currieri, perché l'ho visto fare a Pietro Limuli, e i pacchi li mandano anche a lui, non è che li mandano solo a me, ragazzi. E quindi mi è talmente tanto piaciuta l'idea, dopo aver visto tanti unboxing di cellulari, ho detto: ma porca miseria, ma facciamolo con un box serio, no? Un box che si mangia, che si mangia. E quindi diciamo, questa è un'idea che in parte ho preso dall'amico Pietro Limuli, però Pietro non ha fatto le degustazioni, quindi non ha sconfinato nel mio campo. Eh sì, mia colpa, mia colpa. Oggi invece, visto che ne faccio ormai da tempo, allora, intanto io ora vediamo se riesco a farvi proprio una ripresa volante. Qua ci vorrebbe un ausilio che si è allontanato, mi hanno abbandonato. Vediamo se riusciamo qua a fare una bella ripresa. Ecco, vedete un po', qua cade tutto. Vediamo. Allora, Wow, c'è pure il libro. se mi tengono così la fotocamera. Ok, bravissima, piano, in maniera che si vede, ferma così. Allora, addirittura qua c'è un catalogo, addirittura illustrato, bellissimo. Si sente il profumo della stampa a colori, multicromica, pagine patinate, un volumetto. Non ti chiedo quanto ti costa, Salvo, perché. Ma le cose buone vanno presentate bene. Qua ci sono un po' di dépliant. Ma questi li mettete sempre in tutti i pacchi, questi dépliant, Salvo? Ma sì, a seconda dei prodotti, in questo caso è che è un box con prodotti un po' dedicati anche a te. Specifichiamo un po', che ne so, la storia della Vastetta del Belice, il miele di Apenera, che cos'è, com'è nata la Apenera, eccetera, e come si è rivalutata. Per cui sono quelle nozioni che fa piacere che ricevi il pacco e quindi ha una conoscenza diretta Assolutamente, di quello che assolutamente. contiene. Che poi dobbiamo anche dire, La che vasta non, del diciamo, Belice. non tutti lo sanno, che la Panera è autoctona nostra, nel Sì, senso sì, sì. si trova solo in Sicilia. Ma Anche soltanto in Sicilia, sì. Dici? se non è vero, però in parte ti devo Sì. contraddire, perché oggi si trova anche in Inghilterra, perché il principe Carlo, un 4 o 5 anni fa, che ha ringrandito la sua fattoria, voleva avere uno sciame di ape e quindi produsse lui il miele. I suoi consiglieri, fra tutte le api che sono presenti nel mondo, le hanno consigliato l'ape nera sicula. Fatto Hai visto? sta che Allora. abbiano contattato Carla Modei, che è il produttore dell'ape, del recupero dell'ape nera, e lì ha comprato non so quante milioni, sono 2 milioni di api, sono uno sciame di ape. Se le portate in Inghilterra e oggi il principe Carlo Aspettate, io Carlo d'Inghilterra, nella sua fattoria, ha l'ape nera con cui produce il miele. La caratteristica sono messo dell'ape nera è che quando c'è troppo caldo continua a produrre e a su. Hai visto? prendere il miele, così come quando c'è troppo freddo, cosa che l'ape normale, l'ape lacustre,
quando ci sono troppi sbalzi di temperatura, si blocca e non vola. La Ma nostra ASA è capito. super produttiva. Scusami Sandro, ma Perché noi c'è siamo siciliani, ecco. allora, c'è da precisare Visto? una cosa nel frattempo, però, che la pianera sicula, per quello che ricordo io quando me ne sono occupato un bel po' di anni fa, dovrebbe però originare dal Nord Africa, dovrebbe essere originaria del Nord Africa. È un incrocio con l'ASA del Nord Africa. Sì. Ecco, mi Poi ricordavo che c'entrava il Nord Africa. negli anni si è adattata alla Sicilia e si è creata questa varietà che proviene dall'ape nera, quella africana. È un po' la nostra storia, Maurizio. Noi siamo una moltitudine di contaminazioni che si sono adattate nella nostra bella Sicilia. Allora, intanto c'è da Lo notare che vedo. il pacco è diciamo, come posso dire, imballato in maniera sopraffina. Allora, aspetta, però ci devi dire i prodotti man mano che li esci. sì, no, non vi volevo interrompere perché voi eravate in un bel Dai, 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 frattempo. dai. Ora li esaminiamo, li sto uscendo fuori. Allora, intanto fuori già ci abbiamo. Questo è un iperpack perché c'è tutto, dall'antipasto al dolce. Allora. tutti i gusti, bellissimo. Allora, intanto vediamo se io riesco a farvi vedere Vedo che hai in meglio. mano il cioccolato di Modica. Esatto, il cioccolato di Modica, Che però ora vorrei. diventato qui. Va bene così, ferma così. Allora. Ok. Vorrei farvi una cosa carina, se ci riesco. Così dovrebbe andare abbastanza bene, Maurizio. Sì, ma li abbiamo noi girati, giusto? Allora, aspetta, questo lo togliamo. Niente, non riesco. Volevo, diciamo, girare specularmente il video perché io almeno le vedo al contrario le scritte. Non so voi. È Sì. vero? Sì. Sì. Quindi diciamo che dovremmo capovolgerlo come? Orizzontalmente? No? Beh, puoi leggere comunque tu l'etichetta, il tipo di prodotto Ma che è. Basta che vediamo se vediamo noi la riusciamo. confezione. Vediamo se riusciamo con i nostri potenti mezzi. No, Ok, ce così è l'abbiamo fatta. stoppata. Ce l'abbiamo fatta, ce Sì. l'abbiamo fatta. Boh. Adesso Ok. si vedono in maniera dritta, giusto? No, però ora sì, no. Sì, 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 Che sì, poco sì. fa ti vedevo sotto sopra. Così sì, perfetto. Sì, va Allora, bene. qua io ho Lidia che mi sta dando una mano. Perfetto, messa a fuoco perfettamente. Allora, questo è il cioccolato di Modica. L'emblema del dolce o del cioccolato storico siciliano. Pian pianino si è fatto strada. Modica, il cioccolato di Modica oggi è riconosciuto come una delle eccellenze italiane. È un cioccolato che non ha niente a che vedere col cioccolato classico che si produce un po' in tutto il mondo, perché questa si ferma la lavorazione a metà. È un cioccolato che si può anche gustare in estate, a differenza del cioccolato fondente che a 24 gradi non lo puoi più, oltre Certo. 24, 27 gradi e poi incomincia a fondere. È un cioccolato molto Allora, particolare, questa è chiaramente. una tavoletta da 50 grammi. Casalin dolce non li conosco. Questi signori passano di Casalì Modica. Dolce è un laboratorio di pasticceria storica di Modica che lavora a livello artigianale. Sono il padre, la madre e i figli Allora, che da sempre hanno fatto cioccolate e continuano a farlo a livello artigianale. mettiamo un po' di croccantezza in tutta questa storia? Andiamo ai croccanti? Chi sono questi qua? Questo qua è un qualcosa per noi molto particolare. Abbiamo dato volentieri una mano. È praticamente il carcere di Ragusa, dove hanno creato un laboratorio interno per dare la possibilità ai detenuti in uscita di imparare un mestiere. Ah, sì, ho letto di questo Infatti, progetto. Sì. prigioniamo i sapori. All'inizio ho detto, ma sì, ti diamo una mano, poi man mano però ci siamo resi conto che erano dei prodotti veramente interessanti e sono tutti in biologico,
tutto di estrema qualità, anche perché non è un laboratorio che deve avere utili, ma è un laboratorio fatto per insegnare ai detenuti come si deve lavorare la materia prima di qualità. Per Ok. cui si cerca la mandorla di qualità, il miele di qualità, eccetera. E devo dirti che è veramente particolare. Infatti qua parla di casa circondariale di Ragusa, quindi diciamo. Allora, abbiamo il croccante di mandorla, il torrone bianco pistacchio. Allora, andiamo avanti. Sempre siamo sul dolce. Allora, qui abbiamo il bulgur per tabulè. Ecco, questo la riserva del re non mi è Sì. nuova, l'azienda la conosco e credo Sulla sia. zona di Monreale, loro hanno coltivazione sulla zona di Infatti. Monreale, Ragusano, sparso un po' in tutta la Sicilia. Sono tutti legumi siciliani, quelli che coltivati e raccolti, quindi imbussati in Sicilia. Si sono tutti prodotti in biologico. È una delle poche aziende che rappresenta, ecco, veramente il panorama siciliano per quanto riguarda Andiamo le leguminose. avanti, poi qua abbiamo un formaggio, il cosiddetto maiorchino, il famosissimo, prodotto al latte crudo, ovi caprino, quindi un bel blend, una bella miscela di latte. Sono pochissimi ormai i produttori di maiorchino, sono due o tre che producono il maiorchino. Sono in una quantità, una produzione molto limitata, difficilissima da produrre, e a sua volta il maiorchino è anche. Allora, la lavorazione del maiorchino dimostra che in Sicilia ci sono stati i longobardi, perché è l'unico formaggio siciliano che cambia completamente la lavorazione, a pasta cotta. Un lungo processo, è lo stesso processo iniziale per fare il parmigiano e il grana padano, per intenderci. Io mi ricordo andrei anni fa dalla persona che lo recuperò, aiutami tu, non mi ricordo il nome, parliamo più di 20 anni fa, all'epoca era solo lui che lo faceva, e proprio lo andai ad assaggiare proprio da quest'unico produttore. Poi sono aggiunti altri e adesso mi fa piacere che comunque. Comunque, sono sempre pochissima gente che produce, sono due o tre, ti ripeto, poi è scomparsa questa produzione. Bene, andiamo avanti. Allora, io ho qua tirato fuori già il pescatore per le trazzere. Attenzione, è personalizzato. Il pescatore per le trazzere, e questo è uova di Abbiamo pesce spada in pescato, olio d'oliva. Ah, è abbiamo un micro. pescato, questo è Allora, interessantissimo. scusami, questo è un micro caviale, ragazzi. Un produttore che facesse prodotti soltanto da pescato siciliano, tant'è vero che è uno dei pochissimi barattoli dove è inserito anche zona FAO la pesca, cosa che difficilmente trovi in tutto il barattolame del Littico. Qua Allora, c'è garantita la zona dove viene pescato il pesce. ragazzi, c'è scritto dopo l'apertura conservare in 3 giorni. Questa è una cosa simpaticissima. Allora, Marzamemi, Siracusa, quindi siamo all'altro lato della Sicilia. Bene, bene, questo Bellissima mi sa questa che lo zona. assaggerò. Questo è uno di quelli che mi incuriosisce, questo verrà aperto fra poco. Andiamo avanti. Fichi d'India, io sono, diciamo, un po' impastato col fichi d'India. Le trazze del gusto, anche questo barattolino personalizzato. Allora, questo dove viene fatto? Penso dalle parti di, vediamo un po' chi lo produce. Io sono un po' ciecato. Allora, provincia di Enna, Castel Gagliano, Castelferrato. Non conosco questo paese, in provincia di Enna. Sì. Questa qua È un vuole piccolo che. laboratorio dove fanno queste cotelle Scusami, Salvo, io molto. questo lo aprirei pure. Questo qua è un po' critico, eh? È molto critico andare a trasformare il fico d'India, utilizzarlo nei marmellate, in pasticceria, perché è un frutto molto, 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 Molto molto dolce. difficile. Sì. Però da assaggiare poi ti renderai conto veramente della E bontà. infatti, andiamo avanti. Allora, scusi, mi stavo scordando, poi le bottiglie le mettiamo alla fine. Allora, qua c'è un super cappero di Salina, eccolo qua. Ho letto che da poco quelli di Lipari sono diventati, hanno ricevuto diciamo, l'ok per il riconoscimento della provenienza geografica. Protetta, sì. E quindi qua abbiamo quelli invece di Salina, altrettanto buoni, Salvatore D'Amico.
E quindi qua c'è poco da dire, dico. Presidio Slow Food è un presidio Slow Food ed è in biologico Ovviamente. e a differenza di quelli fantelie, queste sono cappero un po' più grossetti, ma con un gusto molto più intenso e Sì, più sì, sì, sì. particolare. Chiaramente sono per delle lavorazioni diverse. Allora, andiamo avanti. Ah, a proposito di andare avanti, questo pacco, cioè io qua vedo che ancora siamo a metà, c'è un sacco di roba qua. Io non oso chiederti quanto costa questo pacco, però te lo devo chiedere. Cioè, se io lo Certo. compro sul tuo sito, quanto lo pago? No, io ti posso dire che se tu dovessi prendere tutti i prodotti che sono all'interno e in una salumeria, in un posto chiaramente di livello, non meno di 650-170 euro. Sì, devo concordare Chiaramente. con te. Ma ragazzi, Nel caso nostro è più un discorso di far conoscere anche a un pubblico più vasto questa produzione di nicchia di piccole Sì, artigiane. invece sul tuo sito quanto costa? Quanto? Allora, 100 euro più le spese di 100 euro più le spese di spedizione. Che ammontano a 8 euro, ma c'è la possibilità di risparmiare questi 8 euro, vero? Ma questo è in onore a te. Chi Grazie, si troppo collega buono. E mette la parola magica, cucina Artusi, viene fatto in modo che saltano le spese di spedizione. È un codice sconto a te dedicato. Troppo buono, E questo è un pacco un ai po'. nostri amici che ci stanno seguendo, chiaramente. È un box un po' Cucina Artusi, allora questo, giusto? Sì, è un box strettamente cucina Artusi, perché il valore, ti ripeto, è nettamente superiore, ma è un prezzo più da amico che da effettivamente a livello commerciale. Troppo buono. Allora, qua intanto vediamo, c'è un sacco di imballaggio. La confezione esterna è un box in polistirolo, è abbastanza compatto. Preservare un po' i formaggi, questo qua, perché c'è Sì. ghiaccio secco all'interno. Allora, conservatelo, chi lo compra deve conservarlo perché è molto utile, può essere utile a, diciamo, a vari utilizzi, perché, diciamo, che essendo così compatto, così resistente, così robusto, c'è un bel coperchio. In più ho notato, ora io mi metto meglio la camera, ecco qui. Così facciamo, vediamo di riuscire a fare un primo piano dei prodotti. Allora, in più ho notato che tu hai inserito questi due panetti di gel, diciamo, Sì. Questo accumulatore di freddo. qua praticamente per circa 24-30 ore, a seconda della temperatura esterna, chiaramente, Sì. mantiene tutto il box con una temperatura sotto gli 8 gradi, per cui i formaggi che sono all'interno arrivano a casa in maniera impeccabile. Sì, questo è dopo che è Perché arrivato, questo box è il può secondo essere. giorno ed è ancora fresco il panetto, quindi qua è tutto abbastanza fresco, quindi va bene. Quindi continuiamo, continuiamo. Io ho uscito tutto, non so se riesci a vedere, qua c'è un'infinità di roba, dico 100 euro, effettivamente non so come riesci a farlo, dico, ma sicuramente è un prezzo molto interessante. Andiamo avanti. Allora, qui stavo, diciamo, guardando un po' Samperi. Questa è Questa qua la pesca, la mi sa pesca. che sarà la pesca di Leonforte, ragazzi. Questa è straordinaria. Questa la Sì, questa qua apriamo. è anche questo è un presidio Slow Food. Come tutti i presidi Slow Food, vanno alla ricerca di quelle nicchie che stanno per scomparire. Si crea il presidio per portarlo a conoscenza di una moltitudine di gente e fare in modo che possa ripartire un'economia salvaguardando quel prodotto. Questa qua nel mese di aprile-maggio, quindi diciamo in questo periodo, ogni pesca che ancora è piccola viene insacchettata dentro un sacchetto, tipo il sacchetto del pane per intenderci, Sì. viene chiusa e lì rimane fino a settembre. La pesca ingrandisce, ingrossa, matura, senza che gli insetti, gli uccelli possano andare a danneggiare il prodotto. A settembre viene raccolta e ha un profumo e un sapore che è Sì, strabiliante. perché con tempo la difende dai parassiti esterni, ma ha
al contempo, diciamo, conserva e protegge i profumi e i sapori dentro questo sacchetto, quindi è un po' anche concentra, lo difende dall'azione degradante del sole, e quindi è interessante la trovata. E queste sono sciroppate, ma questa qua l'assaggeremo. Questo è diciamo, un altro candidato all'apertura. Una cosa importante, dentro la pesca sciroppata non ci sono additivi chimici, è totalmente al naturale. Ok, e magari la pesca era già il biologico di sua, probabilmente, Sì. vero? Allora, Allora, Maurizio, vediamo com'è un po' questa pesca. aspetta, per farmi finire questa carrellata lunghissima, Apenera sicula, ovviamente qua siamo a casa Modeo, Eucalyptus, diciamo, è inutile, non c'è bisogno di presentare Carlo Modeo, diciamo, scopritore, tra virgolette, riscopritore della Apenera sicula, ne abbiamo parlato poco fa. A Termini Imerese, 250 grammi, vasetto, Apenera sicula, miele di eucalyptus, questo l'ho declamato io. Continuiamo. Allora, qua ancora formaggi, ma non finiscono mai. A caso dove i formaggi siamo a posto. Allora, prova della Madonie. Allora, vabbè, questa qua è la famosa Qua prova si della parla Madonie di di latte crudo, anche questo è un presidio slow food, biologico, sì, questa è è dell'amica Sandra Invidiata. Sandra Invidiata. La conoscono un po' tutti Eh quanti come storia, come serietà e come qualità. sì, assolutamente, conosciutissima. Andiamo avanti. Altro formaggio, poi un muro di prodotti. Sto finendo Scusami, seppellito. sulla provola al limone, molti dicono: ma del limone che cosa ne faccio? E del limone in effetti non ne fanno nulla perché già ha dato il suo massimo alla provola, perché nel momento ancora quando la provola è calda, che si sta realizzando, si inserisce dentro la provola questo limone. Col calore la buccia lascia andare l'olio essenziale e la provola, il formaggio, si prende di questo olio essenziale del limone, della buccia del limone. Per cui il limone si butta. Però questa provola ha acquisito questo sapore che è veramente particolare. Bene, andiamo avanti. Vedo che mi chiama Giovanni Montemaggiore, chef. Giovanni, per adesso è impossibile. Sono in una diretta. Ti prego, momentaneamente di uscire, non ti posso far partecipare. Allora, pecorino siciliano DOP. Qui siamo Pecorino siciliano. a Contessa Entellina, bellissimi. Straordinari paesaggi incontaminati, ovviamente latte ovino crudo, perché dico il top formaggio è il latte crudo. Giuseppe Corrina Lala, eccolo qui, anche questo è un prodotto interessante. Pecorini sono sempre interessanti, siciliani. Ma Andiamo. dire presente che la doppia è più facile trovarla a Milano che da noi, il pecorino siciliano doppio, perché è difficilissimo trovarlo nelle Dobbiamo altre un zone. po' correre. Vastè della Valle del Belice, famosissima questa qua, vedi, con l'accento sulla I. Qualcuno mi chiedeva stamattina, Belice Esatto, con io te lo l'accento chiedevo. sulla I, questo è il produttore. Vediamo chi è il produttore. Allora, sempre latte crudo. Questo è l'unico formaggio di pecora a pasta filata. Allora, questo chi lo produce? Ecco, perfetto, Firpo. Ovina e natura di Firpo, Santa Margherita Belice. Boh, andiamo Sì, è avanti. scritto dal professore Todaro, questo qua che è il presidente. Sì, è Massimo Todaro, che è presidente del consorzio, che poi l'ha creato lui, attenzione. Sì, sì. Dimenticavo, qua ci abbiamo, torniamo al pesce, alla lunga in olio di oliva, sempre il pescatore, 200 grammi di prodotto, anche questo sempre Questo della lo natura voglio di provare, questo lo voglio provare. Mazzamemi. Tu segnati tutto, nel frattempo ti vengono delle idee e poi le esaminiamo. Allora, per fare una ricetta, un piatto, eccetera, anche se secondo me questi prodotti sono da condimento, difficilmente si dovrebbero cucinare, a parte il bulgur magari che è crudo, però sono prodotti talmente eccellenti che non andrebbero mai stressati dal calore. Bottarga di Torno, Castiglione, Auriga, questo è un altro marchio buonissimo. Castiglione fa con questo marchio Auriga fa un tonno straordinario, che ha un prezzo di mercato che è praticamente assimilabile alle grandi marche, quelle pubblicizzate, ma che è nettamente superiore di qualità all'interno, perché questa cosa la voglio dire,
il tonno in scatola non si deve rompere col grissino, è il grissino che si deve rompere. Per decenni ci hanno, la pubblicità ci ha fatto credere che il tonno deve essere tenero, ma chi l'ha detto? Il tonno deve essere bello sodo. E se io lo attacco con un grissino, il grissino si deve rompere. Ecco, questa è potenza della pubblicità, che un difetto l'ho fatto diventare un Esatto, pregio. esatto. Torta alle erbe, formaggio Diciamo. di capra. Ma qua siamo. Dove siamo? Campobello Elicata, qua non voglio neanche leggere chi è, qua parliamo di Giacomo Gatì, il top della capra, e io direi aggiungerei anche il top dei formaggi. Giusto? Sì, Carissimo la capra di Giacomo, Girgentana è un comunque sacco di storia. tempo che non ci sentiamo. Dimmi. Un altro emblema siciliano, la capra di Girgentana, quindi il Sì, latte e sì. quindi il formaggio. Beh, io fino a pochi anni fa posso dire che di aver recensito tutti i produttori, e forse se ne è aggiunto uno o due di recente, ma c'è stato un momento in cui l'avevo recensito tutti, ma tutti con cucina tutti, diciamo. Allora, qua poi abbiamo, allora, dimmi tu l'accento, Calatari. Principe di Calatari. Allora, E avanzi questo è artigianale, un pistacchio di salame, Conte DOP. questo è Insica. un salame, non salame però, nel senso che tu lo guardi e pensi che sia un classico salame. In effetti non lo è, perché questo qua è, sono più, io lo considero come se fossero petali di bresaola con formaggio all'interno. Ah, perché Infatti che. non c'è suino. Ah, non c'è Questo suino? qua. Sì. È vitello? Sì. Intero Ah, molto interessante, magari lo affettiamo pure, lo assaggiamo. Allora, sono rimaste tre cose. sono scaglie di ragusano, formaggio a Ah, pezzettine che danno allora, l'aroma. la lunga l'abbiamo vista, poi abbiamo questo vino Campisi, alleluia. Lo faccio vedere, questo non conosco questa cantina, me ne parlavi tu, è un Syrah 2017. Questo vediamo se magari lo apriamo pure, lo assaggiamo. E infine c'è Terraliva, Cherubino, olio extravergine d'oliva. È una bellissima bottiglia da mezzo litro. E allora, che varietà sono queste olive? È un Questa qua blend? è Tom de Blea. Ah, Ton de Blea, Tieni interessante. presente che ora è fresca fresca la notizia, ha ottenuto un prestigioso premio, miglior IGP d'Italia. Sì, Questo Terraliva di qua? sì. Siracusa, ovviamente parliamo di Ton di Blea, quindi Ma è Montiblea. biologico, halal, ha diverse certificazioni che comunque dimostrano che è veramente non uno, ma più passi avanti in confronto a tanti altri. Allora, qua dobbiamo ovviamente fare un po' di spazio, ragazzi. Io sono, non so se riesci a vedere, ma qua io sono sommerso dai prodotti, perderemo un bel po' di tempo, non so se dobbiamo fare due puntate, perché qua non lo so se ci basterà, se ci basteranno i 60 minuti di Facebook, ma sono veramente in difficoltà. Io non credevo che ci fossero tutti questi prodotti in questo box, quindi io passerei di nuovo alla scena di prima. Allora, boh, vediamo se riusciamo a ingrandire un po' la mia finestrella. Dunque, eccomi qua. Così vi faccio vedere un po' gli assaggi. Faccio fresco, le persone già attorno a me hanno un momento di. Boh, allora. Se tu passi sotto di me. Ah, Pietro, mettiti un po' più sotto. Sì. Ecco, così io faccio vedere meglio i prodotti. Abbiamo dovuto fare un piccolo. Quindi abbiamo detto, assolutamente dobbiamo aprire questo micro. Così va meglio? Sotto, devi scendere a metà. Se ti guardi nella diretta ti accorgi. Ti ho coperto la testa Beh, praticamente. la diretta. Così? Perfetto. Ancora di più, ancora di più. Benissimo. Mizzica, devo scendere dalla sedia in pratica. Così? Allora, perfetto. Allora, ma che ore sono, ragazzi? Io mi perdo, ne abbiamo poco. Allora, Quasi le 6. mi siete scomparsi un attimo. Allora, questo qua
Scusate, ma questo è un micro. Questo qua è un micro. L'ho aperto in diretta. È un micro caviale. Allora, i profumi sono quelli della bottarga. Attenzione, d'altronde così doveva essere. Mi piacerebbe avere un cucchiaino piccolo, che se me lo prendono sarebbe una cosa fantastica. Così io non vi devo abbandonare per 2 minuti, non mi devo allontanare dal video e riusciamo qui a fare un po' tutto. Vediamo se riusciamo magari Chiama la anche. regia, chiama la regia. Ecco, la regia mi sta, diciamo, prendendo. Aspetta che facciamo così, guarda. Cioè, sto usando i prodotti come scalino, praticamente. Salvo, ma veramente io devo fare i complimenti, perché io qui un ristoratore, ma anche a casa, ovviamente, dico, perché a casa uno si può divertire per più di una settimana, io direi anche 2 settimane. Come dicevi tu, la particolarità di questi prodotti è che si possono sia alcuni lavorare, altri si Infatti, possono mangiare direttamente. allora, sto assaggiando in diretta. Ma Possono anche. essere utilizzati dalle persone a casa. Allora, il colore è di un giallo carico. Ragazzi, poco fa si sentiva soltanto l'odore della bottarga, quindi era più molto salina, pesantissima. Adesso che ho scavato. Immagina questo qua, un buon piatto di spaghetti Assolutamente sì, con adesso che ho un cucchiaio scavato. sopra. Allora, adesso che ho scavato un po', le ho mescolato un po'. I profumi si sono allentati e si sono diventati molto più complessi e molto più delicati. E quindi c'è sempre questo salmastro, ovviamente, ma si sentono delle sfumature tipiche di pesce azzurro. Assaggiamolo. A dispetto del forte odore iniziale in bocca, non dico che è delicato, ma è spettacolare, ragazzi. È morbido, non è salato, non è assolutamente salato. Eccezionale, ragazzi, eccezionale veramente. Sono strabiliato sulla poca salinità del prodotto, me lo aspettavo dall'odore, ripeto, molto più salato, invece è assolutamente equilibrato. Può anche essere l'effetto che è stato chiuso, Sì, infatti. quindi poi stappando ha avuto una fuoriuscita di odore molto più persistente. Esatto, bravo, levatemelo perché me lo mangio tutto e io invece devo assaggiare altre cose. Allora, abbiamo detto l'ala Ok, lunga. mano a mano passali qui. Ma ce l'hai di sopra tu, anzi attento che ti gocciola un po' d'olio, ti faccio il berretto. Aspetta. Vai un po' su, Pietro, perché ti vediamo senza, non ti vediamo la bocca. Ok, così. Così perfetto. Allora, questa è l'ala lunga. Sono sceso dalla sedia, Ragazzi, ragazzi. questa è roba pergolosa, eh? Sta passando un aereo. Sopra di me c'è un'aerovia. Beh, questo è il tonno. Il tonno ricorda l'ala lunga, dall'altro è un parente stretto, Sì, un molto parente del stretto, pesce insomma. spada, in verità del pesce spada, però mi ricorda dai profumi il tonno che cucinava mia madre, lo bolliva e poi lo invasettava con l'olio. Però odorando meglio ricorda sicuramente più il pesce spada. Ora lo apriamo, beh, questo è stato il primo approccio. Quindi ecco qua, altro che grissino, qua ci vuole il trapano. E deve Sì. essere così, eh? È un Ma la fattore lavorazione esatto, è un fattore positivo, ragazzi. artigianale dà proprio quello lì. Allora, Anzi, la sodità, comunque il prodotto sodo è sintomo di qualità, beh, il colore è purtroppo. chiaro, il profumo, ecco, adesso che l'ho uscito fuori, sta arrivando il pesce spada che è in lui. Scusate, io qua ovviamente ho a che fare con l'olio. Poi la cosa bella è anche che molti non sanno è che le scatolette di tonno, quelle piccole, non è la parte più pregiata del tonno.
e poi devono prediligere prodotti artigianali per assaporare il vero prodotto. Ragazzi, sembra di mangiare pesce, non dico fresco, ma pesce fresco sott'olio sì. Sale zero, non c'è sale. Non pensiate che essendo roba invasettata sia salata. Questo è ancora meno salino se si può, del mico caviale. Straordinario prodotto anche questo. Allora, beh, i formaggi li salterei momentaneamente. Vediamo un po' se rimane tempo. Allora, rimaniamo sul salato. Beh, c'è questo salame che io devo assaggiare assolutamente, perché sennò potrei anche avere problemi con la mia gravidanza. Maurizio, non mi ricordo quello che è stato messo. Mi leggi sull'etichetta cosa c'è scritto. Allora, sì, perché salvo Currieri, allora, intanto la qualità dei prodotti che viene inserita nei box è livellata, è questa, dico, sono tutti prodotti selezionati, eccellenti. E lui non scrive spesso e volentieri i produttori, perché li cambia in continuazione, lui stesso non sa cosa c'è nei pacchi. No, 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 nei pacchi sì, perché Cioè, sei su sa il questo. prodotto, Però ma non sa il mi ricordo produttore. io cosa ti ho mandato, Mi hai perché mandato può essere il o il pentolo Calatari di Galate o il salame a pistacchio di Bronte. al Ora, pistacchio di ricordami un Bronte, po'. esattamente. Ah, allora, quello è un salame di puro suino 100% Allora, con all'interno semi di pistacchio di Bronte DOP. tra l'altro non avevo visto, io un sacco di tempo Poco fa che... parlavo di. Esatto, io tra l'altro non l'avevo visto, lo sto vedendo ora, è un salame da me ben mezzo chilo, è prodotto dall'azienda agricola Barbaccia, da Pietro, con cui non mi sento da un Sì, sacco di tempo, ma che conosco bravissimo, benissimo. Pietro, grande Pietro Barbaccia. Anzi, forse sono stato il primo a scrivere di questi prodotti, le famose busambrine, e quindi Perfetto. motivo in più per affrettare questo assaggio, ancora più curiosità mi ha messo la cosa. Anzi, quando tu lo senti, me lo devi salutare al caro Sarà un piacere Pietro. ribaltare i tuoi saluti. Ok, allora, questo bel coltello, guarda Pietro, guarda che bel coltello. Aspetta, io non lo vedo. Non ti ingelosire, No. Vabbè, per adesso passo il salame. Poi parliamo del coltello. un coltello forgiato, non stampato, ragazzi. No, non vendo coltelli comunque, tranquilli. E manco salame, questo dico. Comunque questo è un piccolo laboratorio dove si fa veramente una lavorazione scrupolosa Sì, ed è sì. un laboratorio dove è nata la busambrina, da questo Esatto. laboratorio, il principe di Calatare che ti stavo accennando poco fa. Cioè sono tutte lavorazioni derivate Sì. dal manzo nostrano al pascolo. Inizialmente al 100% era la vacca cinisara. Vediamo se Oggi riusciamo. è sempre il manzo cinisaro, ma può essere anche un incrocio di manzo cinisaro. E comunque si parla sempre di animali allevati allo stato semilibero, perché da noi non Certo. esistono gli animali allevamenti intensivi. Allora, non so se è il coltello che è super affilato, ma è morbidissimo. La grana è abbastanza, come posso dire, compatta e uniforme. Vedete? E si vede il Il pistacchio. pistacchio lo si vede anche dal colore di un verde Questo intenso. io non lo so se è di Bronte, ma sicuramente è siciliano. C'è poco da fare, dico. È Ma è inconfondibile certificato perché un DOP, per cui è verde in anche giro si dentro. trova il salame a pistacchio, ma di Bronte difficilmente riesce a trovarlo. E rientra nella filosofia di Trasegusto di fare sì un salame, ma un salame che deve essere un piacere gustarlo. E quindi tutti gli ingredienti devono essere di primissima qualità, fra i quali il pistacchio di Bronte e la carne che deve essere non ritagli di carne, ma qua si parla di coscia, di spalla e le parti più pregiate del maiale. Ragazzi, Per levatemelo. cui, ecco, tu assaggi Passalo. una prima fetta e sei portato ad assaggiare la seconda, terza fetta, perché è un piacere. Quelle fette devono provare veramente il Levatemelo. piacere del gustare.
Levatemelo perché stasera non ci arriva. Levatemelo. Io mi sacrifico per te, Maurizio, non ti preoccupare. Puoi passarlo qui. Levatemelo. Levatemelo dalla circolazione. Io devo assaggiare Io proprio questa dico bottarga, eh? ai vari produttori che sono veramente bravi, dico, tu hai ospiti a casa e vuoi fare bella figura, e allora lì ci impegni affinché quella cena o quel pranzo sia ai massimi livelli. Vai a comprare gli ingredienti principali dei più buoni, la qualità, cura, eccetera, eccetera. E tutti gli artigiani del gusto che sono in trastiere, è come se fosse un giorno particolare ogni volta che fanno la produzione, Allora, perché a sua volta, quando arriva al diciamo ristorante o arriva a tavola, devono avere veramente il piacere di assaggiare. un po' è la filosofia che utilizziamo noi chef nei ristoranti, nel È senso bravo. noi quando prepariamo qualcosa dobbiamo, è come se entrasse a casa nostra, quindi dobbiamo Bravissimo. mettere tutto l'amore e tutta la cura possibile nei piatti che facciamo e nei prodotti che selezioniamo. Allora, ragazzi, io ho assaggiato Tu qualche bottarga. mangi. Allora, questa è la bottarga sempre di Castiglione, Auriga. Ragazzi, allora, sta bottarga non è normale, perché di solito la bottarga purtroppo viene salata in maniera eccessiva. Attenzione, il sale è importante, la bottarga deve, conserva questo prodotto e quindi, però spesso e volentieri è esageratamente salata. Qui, Ma anche in anche questo caso, perché il sale non è predominante e la complessità di sapori, cioè si sentono le alghe del sentono è mare. deciso dalla stagionatura, lo sa. Salvo, tu mi sei Buona, scomparso. allora deve essere questa. È straordinaria, c'ho la bocca piena di acqua di mare, di alghe. Da provare assolutamente questa pure. Assolutamente, ecco, adesso arriva un po' di sale, attenzione. Ma Dove viene fatta questa bottarga? sempre da Castiglione, quindi sarà in zona. Ah, sempre lo stesso produttore. Sì, Auriga, il marchio Auriga come il tonno. Infatti è a Erice, La zona di Panese. Erice, è una contrada di Erice. Allora, io assaggerei anche altre cose, ma dobbiamo chiudere perché sennò Facebook ci taglia. Salvo tu perché mi scompari ogni tanto, devi rimanere con noi. Allora, quindi ricapitoliamo. Tutta sta roba, 100 euro, 8 euro di spese di spedizione. Se nel momento del pagamento viene inserita la parola cucina Artusi, tutto attaccato, gli 8 euro saltano e io la pago solo 100 euro. Mi sembra che ci Sì, sia almeno 15 giorni di sì, sì. godimento, 50 euro alla settimana. Diciamo che non c'è un prodotto. Ovviamente tu hai diverse combinazioni, eh? Quindi hai pacchi, mi pare, da 35 euro fino a 150, 170, però non mi ricordo. Però questo pacco che tu, scusami, questo pacco che tu mi hai voluto mandare è rappresentativo della qualità che c'è in queste tue offerte. Allora, passiamo al dolce. Alla frutta, anzi, scusa. Allora. Qui io mi aspetto grandi cose, eh. Io già, perché conoscendo la pesca di Leonforte, aperta. Veramente questo è il cuore della Sicilia, proprio Ah. la zona di Leonforte al centro Sì. della Sicilia, è il centro dei profumi e dei Allora, mi sapori, quindi. piacerebbe avere una forchetta, però mi rendo conto che la regia per ora è latitante. Forchetta, è sparita la regia, non c'è più. Ma io mi adatto. Allora, intanto, appena ho aperto, è uscito un profumo di pesca concentrata. Quindi, già a questa distanza Ma arriva quella il che profumo di parlava. pesca. Quindi, togliamo. Beh, questi sono quelli che metteva la nonna o la mamma quando faceva le conserve, il pressino. Difficilmente si trova proprio l'artigianalità del prodotto è testimoniata anche da questo. Allora, questo lo togliamo, lo mettiamo qui. Io non ho forchetta, ma secondo voi mi arrenderò? Assolutamente no. Dai, sorprenderci, Maurizio. Perché faccio un riciclaggio. Faccio un riciclaggio di un cucchiaino. Sono quasi Ma anche il emozionato. succo è eccezionale, lì, eh. Sono quasi emozionato.
Allora, eccola qua. Sono tagliate, ma sono tagliate a mano queste pesche. Sì. Sono tagliate, È tutto sbucciate, manuale. non voglio dire Sbucciate, sbucciate, tagliate a mano anche e messo sbucciate. sotto questo liquido totalmente naturale. Ma anche il liquido, se tu lo assaggi, è di un Questi piacere unico. sono tagli di coltello fatti a mano questi qua. Tagliate a La pezzettini, cosa sbucciate. particolare di questi tagli, se non viene fatta a macchina, dato che sono fatti a coltello, tutti i principi organolettici della pesca rimangono intatti. Sì, ma infatti il profumo, l'aroma ce l'hai tutto quanto. Ma Allora, tu questo è immagini questa pesca Samperi. fare una mousse di formaggio di capra argentana, sai, c'è una robbiolina, eccetera, eccetera. La metti sopra, hai fatto un dessert fine pasto che è spettacolare. Devo provare questo box, Tu prendi così. la robbiola di capra argentana, la Allora, ammorbidisci con un po' di chef. panna, eccetera, e crei un abbinamento alla pesca di Rionforte. Due prodotti che sono tipici siciliani diventano un abbinamento che è Ottima veramente idea. strepitoso. L'importante è che non mi cuoci questa roba qua perché è spettacolare. Così, attenzione, No, tocca a lui. quelle Hai cose visto per secondo me. parlare troppo? No, ma Non provocarmi, secondo voi si butta? Maurizio. per niente. Poi comunque si vede attraverso il video che ha una consistenza, chiamiamola citrigna in siciliano, dai. Brava, esattamente, stavo dicendo proprio questo, è turgida, quasi croccante quando la mordi. Anche qui lo zucchero non si sente, cioè dolce, ma non è stucchevole, è una cosa straordinaria. Levatemela, levatemela, levatemela. Io qua, in quarta conclusione, questo è di pesce, questo no. Straordinaria. Lì non c'è tecnologia, ma c'è proprio la natura. Io ripeto, forse 150 euro sono pochi, probabilmente arriviamo anche oltre per tutta sta roba. Ripeto, ma ci sono box che costano meno, box che costano di più, in ognuno poi. Allora, apriamo il vino. Allora, per concludere, Per concludere, voi intanto comunque, concludete che io apro. Maurizio, io volevo dire, però Alleluia. la cosa bella è che stai facendo proprio una cosa siciliana, vino e percoche. Ah sì, vero, La perfetto, ma pesca c'è nel anche il vino. barattolo con il vino. La pesca nel vino. Per alleluia, questo qua che è un grande vino. Io faccio sedere al mio posto Stefano, che è un socio dell'azienda di Trastevere del Gusto, che è la persona più ideale per presentare e parlare di questo prodotto che stai aprendo. Sì, perché io so che siete Ci in tanti rivediamo che subito dopo. collaborate alle Trastevere del Gusto. Mi vuoi raccontare quanti siete? Ciao Stefano. Ciao. Ciao Stefano, mi racconti tu quanti siete che collaborate lì a Trastevere del Gusto? Allora, i soci attivi siamo al momento 5, ognuno con diciamo, competenze diverse, che ci occupiamo di diversi ambiti dell'azienda. Io mi occupo più degli aspetti amministrativi e proprio aziendali, veri e propri. E vino, e anche vino, perché sono appassionato di vino. Questa è l'azienda Campisi, è una giovane azienda di vini naturali, nata 5 anni fa da una pazzia di un musicista, Marcinozzo, un musicista internazionale, stressato da girare tutto il tempo in tournée per il mondo, arriva in Sicilia, si innamora della Sicilia, cambia radicalmente vita e diventa un vignaiolo. Considera che la Mercedes ha raccontato la sua storia per parlare della berlina elettrica, per presentare la berlina elettrica con un cambio di vita naturale. Quindi lui abbandona la vita frenetica e si butta in campagna.�==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